Cari colleghi, ho accolto con entusiasmo l'invito di Antonio Zoccoli, il mio grande studente, a partecipare alle celebrazioni per i 70 anni dell'INFN e i 35 anni da quando i laboratori di Ranzasso sono operativi. Si tratta del complesso sotterraneo di laboratori più grande al mondo. Lo considero, con la Fondazione Ettore Majorana Diedice, più importante contributo che mi ha dato alla esistenza della ricerca scientifica fondamentale. Come molti sanno, via mi venne percorrendo l'autostrada in costruzione che doveva collegare Roma all'Abruzzo. Oggi mi dispiace non poter essere con voi, ma sono molto felice di vedere il Gran Sasso proliferare di esperimenti e scienziati. Alla mia età, il viaggio da Genova all'Aquila preferisco farlo fare ai neutrini invece che alle mie gambe. I neutrini partono dal CERN e puntano al Gran Sasso. Tantissimi auguri, buon lavoro e buoni festeggiamenti.